d'oriente della linea della Somme, i tedeschi passano l'Aisne nelle vicinanze di Soissons. Si gettano ponti di barche tra le due sponde per consentire il transito delle forze corazzate. Le truppe tedesche, percorrendo un vasto arco da oriente ad occidente, giungono al confine svizzero con una grandiosa azione di aggiramento. La linea Maginot è interamente aggirata dall'estremità occidentale delle Ardenne a quella orientale del Giura. L'offensiva della Champagne è in pieno sviluppo e Parigi è minacciata direttamente. Il 10 giugno il governo abbandona la capitale. Il gruppo d'armate germaniche C, insediato nella linea Sigfrido, ma inoperoso da tempo, riceve l'ordine di iniziare l'attacco frontale. Le due linee contrapposte aprono il fuoco, ritornando in un primo tempo alla guerra di posizione. Dopo un martellamento inesorabile d'artiglieria, i tedeschi sfondano la Maginot in tre punti. L'occupazione della Francia avviene con un'avanzata contemporanea in tutti i settori. La resistenza è disordinata e sporadica. Il ripiegamento organizzato da Weygon avviene sotto l'incalzare dei carri armati. Decine di migliaia di francesi si arrendono. Il 14 giugno le colonne germaniche fanno ingresso a Parigi, dichiarata città aperta. Il maresciallo Pétain, chiamato a presiedere il governo dopo le dimissioni di Reynaud, in un messaggio alla popolazione, annuncia di aver chiesto ad Hitler le condizioni per l'armistizio. Per la Francia, dichiara Pétain, ogni ulteriore resistenza è impossibile. La lotta è impari. Le forze francesi sono in sfacelo. Il suo scopo è quello di evitare ulteriori distruzioni al paese. La Francia è in ginocchio, la popolazione disorientata. Nel resto del paese l'invasione tedesca continua. Contemporaneamente, fra i rappresentanti tedeschi e francesi, hanno luogo le trattative per l'armistizio, che verrà firmato il 22 giugno. Si smantellano le protezioni antiaeree. Hitler arriva alla capitale. Il Führer percorre le strade di una Parigi spettrale e deserta.
Laval è chiamato da Pétain al suo fianco per accentuare la tendenza collaborazionista e svincolarsi da Londra. Un anno dopo, la Francia chiederà addirittura di intervenire in guerra a fianco della Germania. A Londra, il generale de Gaulle riorganizza le truppe francesi rifugiatesi in Gran Bretagna dopo il reimbarco di Dunkerque, invitando tutti i francesi alla lotta. Per la Francia, egli afferma, la guerra non è ancora persa. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra. Sul confine francese si instaura il gruppo d'armate ovest al comando del principe di Piemonte. Il settore alpino non si presta ad azioni rapide. Inoltre, la Francia è munita di ottime fortificazioni su tutto il fronte. Contrariamente alle previsioni, sul fronte italiano sono i francesi ad attaccare per primi. Il contrattacco italiano è però immediato e porta a piccole infiltrazioni oltre la displuviale alpina. Scendendo dalla valle della Roia ed avanzando lungo il litorale da 20 miglia, gli italiani occupano Mentone. La Francia chiede l'armistizio, che viene firmato a Villa Incisa il 24 giugno. Nel Mediterraneo, la capitolazione della Francia libera l'Italia dalla condizione di inferiorità in termini di basi e tonnellaggio della flotta. Il passaggio strategico del canale di Sicilia viene ostacolato dagli italiani con sbarramenti di mine tra la Sicilia e Pantelleria. La flotta britannica ripiega su Alessandria e Gibilterra. Questa roccaforte domina lo stretto che apre l'accesso al Mediterraneo. Tuttavia, i sommergibili italiani riusciranno a forzarne il passaggio e ad entrare nel porto con mezzi d'assalto, affondando alcune navi. In Libia, allo scoppio delle ostilità, si trovano due armate italiane. La decima, in Cirenaica, al comando del generale Berti, e la quinta, in Tripolitania, al comando del generale Gariboldi. Il comando supremo è affidato a Balbo, che cade nel cielo di Tobruk e viene sostituito dal maresciallo Graziani. Il 13 settembre l'offensiva italiana in Marmarica porta all'occupazione di Sollum e di Passo Alfaia. Due colonne corazzate conquistano il 16 settembre Sidi El Barrani, oltrepassandola di 50 chilometri. Ma a questo avvio favorevole delle operazioni non fa seguito il risultato che lo stesso Graziani si è ripromesso. La nuova avanzata viene ritardata dalle esigenze della preparazione logistica. Tanti tedeschi e francesi hanno luogo le trattative per l'armistizio, che verrà firmato il 22 giugno.
si smantellano le protezioni antiaeree. Hitler arriva alla capitale. Il Führer percorre le strade di una Parigi spettrale e deserta. Laval è chiamato da Pétain al suo fianco per accentuare la tendenza collaborazionista e svincolarsi da Londra. Un anno dopo, la Francia chiederà addirittura di intervenire in guerra a fianco della Germania. A Londra, il generale de Gaulle riorganizza le truppe francesi rifugiatesi in Gran Bretagna dopo il reimbarco di Dunkerque, invitando tutti i francesi alla lotta. Per la Francia, egli afferma, la guerra non è ancora persa. Segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra. Sul confine francese si instaura il gruppo d'armate Ovest al comando del principe di Piemonte. Il settore alpino non si presta ad azioni rapide. Inoltre, la Francia è munita di ottime fortificazioni su tutto il fronte. Contrariamente alle previsioni, sul fronte italiano sono i francesi ad attaccare per primi. Il contrattacco italiano è però immediato e porta a piccole infiltrazioni oltre la displuviale alpina. Scendendo dalla valle della Roia ed avanzando lungo il litorale da 20 miglia, gli italiani occupano Mentone. Due linee contrapposte aprono il fuoco, ritornando in un primo tempo alla guerra di posizione. Dopo un martellamento inesorabile d'artiglieria, i tedeschi sfondano la Maginot in tre punti. L'occupazione della Francia avviene con un'avanzata contemporanea in tutti i settori. La resistenza è disordinata e sporadica. Il ripiegamento organizzato da Weygand avviene sotto l'incalzare dei carri armati. Decine di migliaia di francesi si arrendono. Il 14 giugno le colonne germaniche fanno ingresso a Parigi, dichiarata città aperta. Il
il maresciallo Pétain, chiamato a presiedere il governo dopo le dimissioni di Reynaud, in un messaggio alla popolazione, annuncia di aver chiesto ad Hitler le condizioni per l'armistizio. Per la Francia, dichiara Pétain, ogni ulteriore resistenza è impossibile. La lotta è impari. Le forze francesi sono in sfacelo. Il suo scopo è quello di evitare ulteriori distruzioni al paese. La Francia è in ginocchio, la popolazione disorientata. Nel resto del paese l'invasione tedesca continua. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra. Sul confine francese si instaura il gruppo d'armate Ovest al comando del principe di Piemonte. Il settore alpino non si presta ad azioni rapide. Inoltre, la Francia è munita di ottime fortificazioni su tutto il fronte. Contrariamente alle previsioni, sul fronte italiano sono i francesi ad attaccare per primi. Il contrattacco italiano è però immediato e porta a piccole infiltrazioni oltre la displuviale alpina. Scendendo dalla valle della Roia ed avanzando lungo il litorale da 20 miglia, gli italiani occupano Mentone. La Francia chiede l'armistizio, che viene firmato a Villa Incisa il 24 giugno. Nel Mediterraneo, la capitolazione della Francia libera l'Italia dalla condizione di inferiorità in termini di basi e tonnellaggio della flotta. Il passaggio strategico del canale di Sicilia viene ostacolato dagli italiani con sbarramenti di mine tra la Sicilia e Pantelleria. La flotta britannica ripiega su Alessandria e Gibilterra. Questa roccaforte domina lo stretto che apre l'accesso al Mediterraneo. Tuttavia, i sommergibili italiani riusciranno a forzarne il passaggio e ad entrare nel porto con mezzi d'assalto, affondando alcune navi. In Libia, allo scoppio delle ostilità, si trovano due armate italiane. La decima, in Cirenaica, al comando del generale Berti, e la quinta, in Tripolitania, al comando del generale Gariboldi. Il comando supremo è affidato a Balbo, che cade nel cielo di Tobruk e viene sostituito dal maresciallo Graziani. Il 13 settembre l'offensiva italiana in Marmarica porta all'occupazione di Sollum e di Passo Alfaia. Due colonne corazzate conquistano il 16